je vu plus tôt. Sur moi le manteau des ans ne tombe pas que je ne viens. Lei è di origini albanesi, ma vive qui a Brindisi da oltre 20 anni e rappresenta un po' quelli che sono i nostri prodotti tipici locali. Come mai? Praticamente io da 20 anni che vivo a Brindisi, sono arrivata nel 91 quando è stato tutto, diciamo, quello esordio, diciamo, a Brindisi. Anzi, io vorrei diciamo accogliere anche l'occasione, perché per me Brindisi è stato, diciamo, la città più accogliente per noi albanesi e ha fatto tanto per noi e io lo voglio ringraziare tramite voi. Poi niente, praticamente io da dicembre rappresento questo consorzio di Brindisi che si chiama Brindisi Sit e ci sono 10 produttori che si sono riuniti di Brindisi e provincia e hanno creato questo consorzio. Che cosa producono questi imprenditori? Allora, praticamente qui ci sono 2 cantine di vino, la cantina Bodrugno di Brindisi e la cantina Melillo di Villa Castelli. Poi ci sono 3 pastifici che sono Cardone di Fasano, poi c'è Summa di Celli e Mesaplica e poi c'è anche Mattarello di San Vito dei Normanni. Poi c'è l'olio che si chiama Memola di Francavilla Fontana. Poi ho un caseificio che si chiama Lombardi che produce i taralli, le frise, i biscotti. E poi ho 2 ditte di formaggi, una si chiama Fragnite di Ostuni e poi c'è un'altra che si chiama praticamente Latteria Angelina di Celle. Insomma, non manca proprio nulla. Nulla. Guarda, io sono contenta di rappresentare questo consorzio, mi fa molto piacere che, diciamo, io sono una cittadina albanese, sono nata in Albania, però mi fa molto piacere che rappresento i prodotti vostri di Puglia perché sono ottimi prodotti. Poi qui sono prodotti anche artigianali che sono fatti con i prodotti naturali, senza prodotti chimici e sono fiera di rappresentare poi a Brindisi, poi come città. Che neige vu avant, que je n'ai jamais eu que 20 ans tout au plus, sous mes cheveux d'argent. Que neige profité de ce don de jouvence pour draguer tout l'été jusqu'à Saint-Paul-de-Vence. Ma jeunesse, jeunesse, je n'espérais pas tant. Retrouver ma jeunesse, retrouver mes 20 ans. Questo evento a Brindisi non solo il vino protagonista ma anche l'olio di qualità. E l'olio, e noi più che l'olio, assieme all'olio vogliamo trasmettere il territorio. Qui c'è il pomodoro, noi siamo del pomodoro Regina di Torre Canne, che è un presidio slow food da un anno. Siamo andati al Salone del Gusto, ha riscosso un grande successo. E intorno a questo prodotto di qualità del territorio del comune di Fasano vogliamo raccontare le eccellenze, i prodotti d'eccellenza del territorio. Facciamo un sistema, qui il discorso nostro è di fare rete, qui c'è l'associazione produttori del pomodoro Regina di Torre Canne, c'è il parco delle dune costiere, ci sono alcuni frantoi di eccellenza del territorio, c'è l'associazione prese vivente che rappresenta la storia della città contadina locale. Ecco, in questi giorni ci sono tanti turisti provenienti da ogni parte d'Italia, anche fuori, che vengono, assaggiano. Quando lei deve descrivere i nostri prodotti, come lo fa? Allora, il prodotto di eccellenza è per esempio il pomodoro, che è un pomodoro unico, lo definisco perché è l'unico pomodoro che con la corona al peso al filo di cotone. Questo è un'antica varietà locale selezionata dai nostri agricoltori per poter essere conservato così a lungo e mangiato tutto l'inverno. È un pomodoro da serbo. Ha un nome particolare, sì, diciamolo. Sì, pomodoro Regina, Regina dato dalla corona del peduncolo, a cui poi viene appeso al cotone. Dietro a questo presidio non raccontiamo solamente il pomodoro, raccontiamo un altro prodotto, un'altra coltura che era così frequente lungo tutta la costa dell'Adriatico e dello Ionio, il cotone. Cotone fino agli anni 70 si coltivava ancora da noi in consociazione proprio con il pomodoro, poi con la crisi delle fibre sintetiche ha perso importanza, noi abbiamo recuperato i semi e vogliamo riproporlo e almeno conservare il germoplasma di questa antica cultura nostra.
trouver mes 20 ans. Signora, cosa sta facendo? I taralli, che si fanno nel periodo di Natale. Lo facciamo pure all'estate perché come aperitivo. Allora, questi sono la girella, la carciofa, il piede della papera e incartellate e basta. Una volta lavorati questi cosa? Nel forno, ossia fritti. No, si possono fare sia forno e fritti. E vino, e sale, e basta. E invece noi facciamo un quinto d'olio, un quinto di vino bianco e un quinto di anice. Sono dolci e noi invece facciamo salati. No, niente zucchero, solo così. Si mangiano così come aperitivo. Quando ha imparato a fare tutte queste cose, signora? C'avevo 10 anni. Allora mia nonna mi metteva e facevo queste cose. Allora adesso imparo anche mia nipote. E sono belli farle. E allora l'ha sempre fatta? Sì, sì, sempre. Li faccio anche tutti i giorni. Periodo, diciamo, della settimana, arriva la domenica e facciamo tutte queste cose di dolce. Other night the copper comes and says to me, McGuire, would you kindly let me light the pipe, hot you boil a fire. He blanks himself right down and from me happiness until late. Says I me dancing man. Cos'è il biscotto di Ceglie? Beh, il biscotto di Ceglie, a parte essere un prodotto preziosissimo, diciamo, è stato da un anno, il 4 giugno dell'anno scorso, è diventato presidio Slow Food, quindi siamo riusciti dopo tanti anni a realizzare questo sogno, diciamo, quindi una rivalutazione sulla mandorla, una rivalutazione sulla ciliegia e su tutti quei prodotti, diciamo, tipici del nostro territorio. Quindi siamo con il biscotto celiese, speriamo di invogliare nuovamente i contadini a ricoltivare le mandorle e a ricreare un mercato che purtroppo stava scomparendo, ma che piano piano sta riemergendo con grande orgoglio da parte nostra. Cosa sono tutte queste confetture che già dai colori, devo dire, sono bellissime? Queste di arancia, fragola e basta. E poi queste sono delle conserve di carciofi, di peperoni e questo è sempre peperoni piccanti. Questo invece, questo è un liquore di mirto e questo è un digestivo all'alloro. Fatto tutto nell'azienda Villamato, che è un'azienda agrituristica. Ecco, quanta passione ci vuole per realizzare queste creazioni? Tanta pazienza e tanta passione, perché sono dei procedimenti un po' lunghi e sono tutte cose che facciamo a livello artigianale, senza attrezzature. I turisti stanno passando, assaggiano, cosa dicono? Che li apprezzano perché nessuno più fa questi prodotti casalinghi.